Allora, Sara Pazzolini è veramente gremita, sono molto felice, ma diciamo che era abbastanza inevitabile perché lo spettacolo è davvero molto bello. Molti complimenti alla compagnia, a Filippo, a questo lavoro davvero di notevole interesse. Quanti fra voi l'hanno già visto? Ecco, bene, dai, così diventa un dialogo a più voci, più interessante, lo chiedo solo io e vi prego, come sapete, retroscena sono incontri aperti, quindi potete intervenire quando volete, senza difficoltà ci fate un segno e vi diamo senz'altro la parola. Allora, io presenterei la compagnia a mano che incontriamo i personaggi, così entriamo subito nel vivo del discorso di questo spettacolo che mi è piaciuto molto, mi ha colpito moltissimo, perché si inscrive in un solco importante della nostra storia scenica, che è quello del teatro d'arte per tutti. Cioè è uno spettacolo che offre nuovi spunti, nuovi sguardi, nuove prospettive a chi già conosce il testo, a chi l'ha già visto fare diverse volte, ma è anche uno spettacolo molto inclusivo. Chi non, per ragioni di età soprattutto, non avesse ancora incontrato Casa di Bambola, non rimane fuori dalla porta, ma è accolto e quindi è uno spettacolo che a mio parere davvero è molto opportuno e molto fertile, perché dà questo senso della condivisione dell'esperienza teatrale. E poi coglie, io credo, un aspetto molto difficile, molto complesso della scrittura di Ibsen, che è il fatto che Ibsen scrive personaggi tridimensionali, come se fossero personaggi prismatici, con molte facce, e fa girare lo spettatore, il lettore, intorno a queste figure, illuminandone, mettendone a confronto aspetti diversi, spesso in conflitto. Quindi sono figure di grande complessità, che però la compagnia, devo dire, ha restituito con un lavoro, con una perizia scenica davvero di grande qualità e di grande livello. Io però, prima di parlare con gli attori, entrare nel vivo dello spettacolo, delle scelte registiche, vorrei chiedere a Filippo, chiedere al regista di parlarci un po' del testo. Perché Casa di Bambola? Quali sono state le tue chiavi di lettura di questo testo? Anche perché tu hai firmato anche l'adattamento, mi dicevi, con Carlo Orlando. E dunque, ecco, le tue chiavi di lettura, e a partire magari dal prologo, che è un prologo abbastanza inusuale, non previsto da Ibsen, ma che ci dà già una prospettiva piuttosto chiara su quello che ti interessava dire. Prego. Buongiorno, benvenuti, è un piacere vedere questo assembramento. Finalmente. In sicurezza. Dunque, l'amore, diciamo, l'interesse, la passione per Ibsen è nata qui, nel senso che quando mi sono trovato a prepararmi, a studiare per mettere in scena Così è se vi pare di Pirandello, inevitabilmente quando si studia Pirandello ci si confronta con Ibsen, perché in qualche modo Ibsen ne è il padre, insomma, viene definito il padre del teatro borghese. Quindi successivamente, insomma, Chekhov e per quanto ci riguarda Pirandello e Eduardo De Filippo. E quindi, diciamo, è iniziata questa scoperta, perché riguardava un po', insomma, le letture di gioventù. Mi sono imbattuto prima in un'altra commedia che era Rosmersholm, per il quale il Teatro Stabile mi ha dato l'opportunità di studiare per 10 giorni con gli attori, tra cui Fulvio Pepe, su questo testo. Poi, per molte ragioni, ho deciso di cambiare e di dedicarmi a Casa di Bambola, per un semplice fatto, perché improvvisamente un po' mi è apparso, perlomeno mi è sembrato che
la sua scrittura finalmente, per quanto riguardava insomma il mio percorso personale, mi riguardasse e riguardasse anche un po' quello che era la mia vita di adesso. E quindi l'ho riscoperto un po' come succede sempre quando ci si imbatte nei classici in modo nuovo, l'ho riscoperto come mio contemporaneo. Questa è una storia estremamente contemporanea, mai come in questo allestimento mi sono permesso di ambientarlo proprio completamente nella nostra epoca, ai giorni nostri, pur essendo un testo di 150 anni fa, quasi 150 anni fa. Proprio perché il problema mi sembrava estremamente urgente ed estremamente contemporaneo. La vicenda narra, diciamo, dei tre giorni di Natale, vigilia, giorno di Natale, Santo Stefano, in questa casa Elmer, dove c'è un marito, moglie, tre figli, e poi c'è una signora che fa da bambinaia e da domestica, c'è un amico di famiglia che è il dottor Rank, un oscuro figuro che gira intorno a questa casa che è Krogstad, e un'amica arrivata dal lontano passato, una vecchia amica di Nora, che è la signora Lind. Ora, senza perdermi nella trama, però questo testo è sempre stato preso un po' a pretesto, un po' a manifesto del movimento femminista, perché racconta della emancipazione di una donna. Dobbiamo pensare addirittura alla fine del 1800, Ibsen aveva visto l'emancipazione della donna, da noi sarebbe arrivata molto dopo, ma anche dalle sue parti sarebbe arrivata un po' dopo, anche se già c'era un grande fermento. Ibsen stesso, ancora in vita, diceva che non gli sembrava che lui l'avesse scritto, insomma, non l'aveva scritto con questo obiettivo, diceva: mi sembra più che la causa della donna, mi sembra la causa degli esseri umani che si racconti in questo testo. Questa cosa mi ha molto colpito, questa frase di Ibsen, e effettivamente io credo che più che dell'emancipazione della donna, che sicuramente è un tema che mi sta molto a cuore e sicuramente stava molto a cuore anche a Ibsen, tratti del rapporto tra uomo e donna. Mi sono reso conto, anche se pare un'ovvietà, ma fino in fondo non credo che lo sia, che nel nostro vivere civile l'uomo e la donna abbiano avuto un percorso abbastanza standard, abbastanza consueto nel corso non dei secoli ma dei millenni, ovvero l'uomo dominava e la donna sottostava a questo dominio. Circa un centinaio d'anni fa, almeno da noi, ci siamo resi conto che queste regole erano sbagliate e che la donna aveva pari diritti, o perlomeno avrebbe dovuto avere pari diritti dell'uomo. Da qui sono successe un sacco di cose e molti passi avanti sono stati fatti, ma questa rivoluzione, io credo, annunciata, che è la più grande rivoluzione mai avvenuta, io credo, nel consorzio umano, mi viene da dire, di fronte alla quale la rivoluzione francese impallidisce, in realtà è stata annunciata, ma non è quasi avvenuta. Il confronto reale tra l'uomo e la donna non c'è stato. Non è accaduto. Noi abbiamo vissuto in questo centinaio d'anni cercando in qualche modo di dimenarci all'interno di questa nuova consapevolezza, ma di fatto sussistono moltissimi degli stessi pregiudizi nel nostro vivere quotidiano, moltissima disparità tra l'uomo e la donna, moltissima incomprensione e, nei casi più estremi, moltissimi femminicidi. Da questo, io credo, da tutte queste, è nato il mio desiderio di raccontare questa storia, più appunto che la liberazione della donna, il confronto, o perlomeno l'aspirazione a un confronto tra l'uomo e la donna, il desiderio di un confronto tra l'uomo e la donna. E quindi lo spettacolo, come tu preannunciavi, inizia con
un'immagine, diciamo, natalizia tra i coniugi Elmer, dove di sottofondo si sente che loro raccontano la favola della la favola, insomma, raccontano la genesi, la nascita dell'uomo. Dio creò l'uomo, maschio e femmina lo creò, dice la Genesi, maschio e femmina lo creò l'uomo, e poi fece a lui una compagna e la chiamò donna. Da questo inizia, io credo, Casa di Bambola, cioè il desiderio del confronto tra i due sessi. La posizione, insomma, il chiarimento di Filippo mi sembra estremamente stimolante, ma vorrei chiamare nella conversazione anche Denis Osdogan, che è Nora, quindi un po' il perno, il centro di tutto questo grande affresco. E a me ha colpito molto il lavoro di Denis, perché è ricchissimo di dettagli corporei, vocali, è molto stratificata il suo atto scenico, molto complesso. Immagino anche il tempo che è stato necessario a arrivare a quella partitura. E, però volevo chiederti, Denis, che cosa, intanto appunto i problemi, insomma anche le sollecitazioni di questo personaggio, e che cosa, quali sono state un po' le tappe di messa a fuoco della tua figura scenica, che cosa ci puoi dire di questo percorso alla scoperta di chi è Nora per te? Buonasera a tutti, ancora una volta, di nuovo ci sono un sacco di donne, non so, in questi casi, di quando si fanno anche dei seminari, workshop, così, sul lavoro su di sé, la gran parte dei gruppi sono le donne. E non, c'è qualcosa per cui non sento che la donna va e inizia il percorso e ha più coraggio di cercare, di farsi delle domande, di cambiare, di cambiarsi, di trasformarsi, cosa che credo faccia più paura per motivi diversi agli uomini, e da lì poi chiama l'uomo, dice, puoi venire che non fa paura. Quindi ringrazio anche tutti gli uomini che sono qua, i coraggiosi, quelli con la mente e il cuore aperto, perché siamo qua, e questo un po' la grande sfida, secondo me, di Filippo, di scegliere me come Nora, perché faccio infatti fatica a esprimermi con le parole, perché da un po' di tempo, come lavoro io su di me, ho capito che la mente, le parole sono importanti, però occupano un po' troppo spazio, e un po' hanno tolto spazio a me, appunto, cosa dice, come parla il mio cuore, che parla in un altro modo, come parla la mia pancia, la mia vulva, le mie gambe, i miei piedi. Ho detto, devo sentire come parlano, e non parlano con queste parole. E come dice Nora, sento che da un bel po' di tempo nasciamo in una società basata, creata da un'energia più maschile, e questo non è un'accusa verso i maschi, però è proprio una società dove esiste una mappatura, un alfabeto delle parole più maschili, e adesso finalmente sento che ci è stretto tutto questo, e finalmente stiamo un po' cercando, noi in quanto donne, ma anche l'energia femminile che esiste dentro questi sacri uomini, nuove parole, abbiamo bisogno di nuove parole per capirci, per veramente per arrivare a questo confronto vero, perché è come se stessimo cercando di capirci parlando sempre nella lingua dell'uomo. Invece, per avere un confronto vero, dobbiamo trovare anche noi la nostra lingua, il nostro linguaggio. E mi colpisce molto come inizia lo spettacolo, perché sento che è proprio quella favola che ci è stato venduto come se fosse andato così, fosse davvero iniziato così. Ed è, iniziamo dal momento in cui ci è stato raccontato male la storia. E, però siamo tutti figli di quella storia. Però c'è un inizio, per questo io dico alla fine, attraverso Nora, ho bisogno di rimembrarmi
quindi di ricordare che c'è un prima, che abbiamo dimenticato qualcosa di fondamentale che fa parte di noi, e adesso sento che nel mondo, nell'universo c'è posto, c'è spazio perché questa parte possa finalmente venire fuori. E Filippo mi ha convinto, oppure ci siamo incontrate, proprio dal fatto che lui aveva capito che il punto cruciale di questo testo fosse la tarantella. Quando lo mise in scena la Duse, proprio la tolse la scena della tarantella, e molto raramente viene vissuta davvero come un punto di rottura di questo personaggio. E quando ho capito che lui aveva capito questa cosa, ho detto sì, possiamo fare, da lì può nascere qualcosa di molto bello, perché questi sono degli uomini preziosi, speciali, sono gli uomini nuovi che hanno voglia di vedere, voglia di capire, voglia di scoprire anche la parte femminile dentro di sé, e noi siamo donne nuove che vogliamo scoprire quella parte femminile in noi, ma anche trovare quel punto di incontro, finalmente di pace, di risanare insieme queste antiche ferite che portiamo addosso da un bel po' di generazioni. Avete visto il tipo di percorso che sta facendo la compagnia, Filippo, le parole di Dennis, cioè questa volontà secondo me molto interessante di saltare un po' le due maschere rigide di Nora, la femminista radicale e la mitomane, perché c'è anche tutta una letteratura critica che diceva no, Nora tanto insomma poi è solo una così un po' una visionaria. E mi colpisce appunto che questa terza via, potremmo chiamarla, è sul confronto, sull'incontro, sulla ricerca di una parola condivisibile e attraverso la scoperta delle parti maschili e femminili dentro di sé. Questo mi pare davvero un po' una terza via, ma il lavoro di Filippo ci ha abituato a questi altri sguardi, no? Se pensiamo così, se mi pare anche quello. A me aveva affascinato molto proprio perché cercava di aprire un nuovo pezzo di storia scenica di questo testo. E, però volevo stare ancora un momento sulla questione della tarantella, che intanto è un po' una non tarantella, no? Volevo rovinare. No, però non l'ha visto, non sa cos'è. Un po' di gente l'ha già visto, quindi insomma, ma magari se volete possiamo così circumnavigare la tarantella senza entrare troppo nel merito, se possiamo, volevo chiedervi qualcosa della collaborazione con la coreografa Fra Senatore, che ha un segno scenico molto particolare, molto interessante. Che cosa, come siete partiti per l'elaborazione di questa appunto danza in teoria popolare, poi diventa tutt'altro, ecco, che cosa ti educhi? Dico solo poi sul rapporto con Ambra, mi sembra più giusto. Però la tarantella, per chi non ha visto lo spettacolo, arriva, è un ballo, ovviamente, che fa Nora, alla fine, sarebbe per noi alla fine del primo tempo. In realtà, secondo Ibsen, è alla fine del secondo atto, ecco, noi abbiamo accorpato nel primo tempo il primo e il secondo atto. Perché balla la tarantella? Perché il giorno di Santo Stefano i coniugi Elmer devono andare a una festa in maschera dal vicino, dal console Stenborg, che fa queste immagini sontuose feste. E ognuno praticamente si intuisce che gli invitati, qualcuno faccia qualcun numero, e allora Thorvald, cioè io, il suo marito, ci tiene che lei balli la tarantella, che si esibisca ballando la tarantella, così per intrattenere gli ospiti. La tarantella perché l'ha imparata 12 anni prima, quando hanno fatto un viaggio in Italia, che per chi non ha visto lo spettacolo, insomma, viene ripetuto spesso, perché sono andati in Italia e sono stati un anno là. Nel sud Italia si intuisce.
La cosa particolare è che Ibsen ha scritto questo testo ad Amalfi, quindi aveva una ottima conoscenza, credo, sia della cultura italiana che ancora di più della cultura partenopea. E infatti ritorna, all'inizio ritorna spesso come riferimento, ci sono molti riferimenti all'Italia nel testo, più o meno nascosti. Lui aveva infatti nel testo, prevedeva un'altra danza, poi evidentemente stando ad Amalfi ha visto la tarantella e ha cambiato questa danza e ha scritto proprio che voleva che si ballasse la tarantella. Ora, la tarantella, io non ne sapevo quasi nulla, è un mondo veramente affascinante, per chi non, se non la conoscete vi consiglio di andare a investigare su internet, perché la tarantella e la sua diretta parente, la taranta, sono balli popolari ma che hanno una storia molto antica e hanno questo passo che io ora non so fare, però che richiama lo schiacciare il ragno, che porta alla follia. Tra le varie cose che insomma investigando che ho scoperto è che questa danza nasce proprio dicevano nella calura estiva delle donne del sud che probabilmente sottoposte a dei lavori potremmo dire quasi forzati e al deperimento anche fisico andavano in una specie di catatonia e quindi per vincere questa catatonia, appunto data anche dalla loro condizione sociale, nasceva questa danza che tendeva a schiacciare questo ragno, perché si diceva che questo ragno immaginario le avesse punte e le avesse fatte ammalare. E quindi nasce come una danza di ribellione a uno stato di catatonia e quindi si esprime in maniera estremamente esagitata. Ancora adesso credo ci siano i giorni della Taranta, no? Dove si balla anche per molte ore di tempo, e nasce quindi come danza liberatoria ed esclusivamente femminile. Appunto dicevo, l'intuizione di cui parlava Denise è il fatto che io credo Nora abbia una prima liberazione, la liberazione vera e propria di Nora, se vogliamo chiamare liberazione oppure chiamiamolo tentativo di chiarimento, comunque confronto con suo marito, ce l'avrà solo alla fine della commedia, nell'ultima scena dove si parlano per la prima volta, ma alla fine dell'atto precedente, quindi molto tempo prima, il giorno prima nella commedia, lei balla questa tarantella come prova, diciamo, la fa vedere a suo marito, dice ma non mi ricordo, aspetta, ma com'era? E lì si perde nella tarantella. Cioè ha prima una liberazione fisica, prima che mentale. È prima il suo corpo a dirle che c'è qualcosa che non va e c'è qualcosa da cambiare nella sua vita. Dopodiché arriva anche il chiarimento, diciamo, a livello più consapevole, quindi mentale, perché io credo anche sia ovvio e necessario, nel senso Thorvald di fronte alla tarantella rimane un po' così rimbambito, non riesce neanche a capirla, ha bisogno delle parole, ha bisogno della spiegazione, quindi ci vorrà un giorno in più per Thorvald. La catatonia si arriva sarà per lavori forzati, ma anche perché ci si nasce, come dicevo prima, in questa società che è stretta, che non sempre così accogliente, che abbiamo da tanto tempo perso proprio quei luoghi, quelle situazioni che nutre, da vita, da energia alla vitalità che dovrebbe proprio fluire dentro di noi. Da tanto tempo abbiamo perso proprio quelle cose fondamentali che fanno parte di questo percorso, dal nostro ciclo al nostro parto, alla nostra sessualità. E quindi è talmente stretto che il corpo ha bisogno di esprimersi. Quindi c'è la taranta, la pizzica, la cultura gnawa del Nord Africa,
le menadi, dove appunto la donna, il corpo, la donna in cui è proprio un canale divino, e si è permesso, come facevano le sacerdotesse che ballavano, accompagnato anche lì sia nella Gnawa sia nell'Atalanta dai musicisti uomini, e lì appunto è questo grande incontro tra anche appunto uomini e donne, gli uomini lì sono lì, lucidi, aiutano la donna a entrare in trance. Nella Gnawa addirittura suonano per 3 giorni, cantano e suonano senza sosta e le donne ballano. Non solo, ultimamente è diventato, ultimamente parlo ultimi secoli, però diciamo le nostre arche sono molto più longevi, è diventato una cosa per scaricare tutto questo disagio anche. Però era che la donna entrava in trance proprio per fare da canale divino tra un sopra e un sotto, in nome anche della società. Ed è piano piano si è perso, perché è molto scomodo. Quando Filippo mi ha chiesto con chi vorresti lavorare, mi è apparso subito Ambra Senatore, che avevo conosciuto credo 12 anni fa, forse 12, 10 anni fa qua a Torino sempre. Ed è stato un incontro proprio da sorelle, l'ho riconosciuta. E quando Filippo mi ha detto chi, ho detto Ambra, l'abbiamo cercata, era in Francia, così ho detto Ambra, vieni, dobbiamo fare questo passaggio di rottura, di passare appunto dal verticale all'orizzontale, come si dice appunto anche nelle menadi, dall'Apollinio al Dionisiaco, all'animale, ritornare alla terra, ritrovare quel serpente che si è perso, insomma, appunto nella Genesi. Ed è un bisogno che bolle dentro di noi, è inutile negarlo, e se viene fuori fa solo bene, però fa anche paura, è anche imbarazzante. Ci siamo permessi, io, Ambra, Filippo, che questa danza non fosse una cosa estetica, bella, ma anche imbarazzante, perché proprio quella rottura che parla non più solo estetica, la bellezza agli occhi, ma qualcosa di più basso, sacro, uterino, che vuole essere liberato. E questo ogni volta, ogni sera, il mio intento, dico lascia che il ritmo liberi il corpo, perché si possa di nuovo tornare di nuovo tutti degli spiriti liberi, e quindi il corpo va. E Ambra Senatore è stata un'alleata incredibile, generosissima, delicatissima, elegantissima, a cui sono molto grata. E basta. Volevo chiamare al dialogo anche la Orietta, che sono due figure molto belle nel testo, ma nello spettacolo non di meno. Sempre collegandomi al discorso che faceva Denis sul materno, sul corpo femminile, loro sono due figure molto legate ai gesti del materno. Orietta Notari è Anne-Marie, la governante, che ha lasciato la figlia per crescere prima Nora, poi figli di Nora, insomma, quindi è davvero una madre vicaria cruciale dentro quella casa. E anche Christine di Eva Cambiale è un'altra faccia di questa pulsione profonda verso il materno. Chi comincia? Orietta, cominci tu, e poi andiamo in ordine di... Grazie. Allora, la figura di Anne-Marie è una figura femminile interessante, è una donna del popolo che non ha potuto, che è vittima della cultura di cui parlava prima Mise, della cultura maschile, è stata una ragazza madre e è stata abbandonata dal padre di sua figlia, e lei è stata costretta per sopravvivere a lasciare la sua bambina a degli estranei e a offrire e vivere di quello che aveva in quel momento, cioè in quel momento aveva partorito, aveva il latte, l'unica cosa che poteva fare era diventare balia, che è una storia che molte donne nel passato hanno affrontato, no?
e diventa la balia di Nora, che è orfana di madre, e quindi di fatto diventa la sua madre, anche se si danno del lei, non ha, la confidenza in scena non si vede, però è molto profonda. Anne-Marie è quella che cura la casa, diciamo che più che in scena Anne-Marie si esprime dietro le quinte, oppure fuori, all'esterno di quel salotto. Quel salotto, a me piace pensare che è in quel fatto in quel modo, perché c'è lei dietro, cioè, o i bambini li cura con grande amore lei, anche per la questione dei bambini è complessa in questo testo, però chi si occupa praticamente dei bimbi è lei, e quindi è la nonna di questi bambini, e però appare, oppure è quella che dall'esterno porta le novità negative o le novità positive, porta un'amica, è quella che porta in casa, in questa casa di bambole, in questa casa dove l'uomo, il maschio e la femmina si stanno giocando, non si sono ancora incontrati davvero, porta la realtà, porta quello che viene da fuori, un'amica che poi Eva racconterà quanta profondità porta in quella casa, e porta Krogstad, che è il pericolo, ma nello stesso tempo è la chiave di volta del rapporto tra Nora e, cioè, è il personaggio che consente di far esplodere un rapporto che era una finzione, oppure viveva, forse poi viveva di sogni, il sogno di lui, il sogno di lei. E quindi Anne-Marie, che è un personaggio a me piace molto, è un personaggio molto popolare, che ama molto, timida, che è anche coraggiosa, che racconta una femminilità che è stata, non ha potuto scegliere, ha dovuto fare solo quello che la cultura dominante di quel momento, che era maschile, maschilista, le ha consentito di fare, ma all'interno di questa scelta così rigida è riuscita comunque a esprimere la propria maternità. E vive questo rapporto con Nora e con quella casa e con quei bambini con grande amore. Questo è un po' quello che mi piace di questo personaggio. Mi piace molto che sia un personaggio semplice, ma che però sente, forse anche prima di Nora, sente il pericolo che arriva, se qualcosa non va, e racconta la storia di tante donne nel passato che hanno vissuto questa privazione, questo terribile distacco dai figli per andare a fare le baglie. E così è anche dedicato a queste persone, queste poi donne. Succede anche oggi, tante donne straniere. Sì, certo, certo, certamente, le donne che vengono in Italia e lasciano a casa i bimbi per poter poi di fatto guadagnare qualcosa da mandare a casa, per farli poi studiare, crescere, bimbi, nipoti, certamente. Sì. No, grazie. Allora, passo e chiudo. Secondo lei, sì, c'è qualche analogia tra il suo personaggio nella casa di Bambola e il suo personaggio nella casa di Bernarda? Sono diverse. Adesso così no, sono due persone, Anne-Marie è un altro tipo di donna da serva. Cioè, l'altra è una. È una donna che ha avuto, nonostante che anche lei sia una donna del popolo e sia stata costretta comunque a fare quel lavoro, però ha un rapporto con le figlie e con Bernarda più esplicito, di maggiore confidenza.
Lei ha potuto, ha avuto, sì, certamente anche lei è una donna, come tutte le donne di casa di Bernarda Alba, costrette da una mentalità fortemente maschilista a non esistere. Sono donne che non si esprimono fisicamente proprio, come diceva giustamente Denise prima, le donne, le ragazze soprattutto in casa di Bernarda Alba sono costrette a una rigidità anche fisica molto importante che le impedisce, che impedisce loro di esprimersi, quindi sì. Però, sì, però i due personaggi sono un po' diversi. Il personaggio di Anne-Marie è più, è un, non so, è più, è una donna più, più popolare, non so, più popolana, più una donna più, so, nella mia mente, per come l'ho immaginata io, per come mi piace raccontarla, ecco. Grazie. Se posso permettermi, le persone di Bernarda Alba che mi interpreta, lei ha ricordato su mia nonna, mia nonna è diventata ricca, quattro figlie, doveva chiedere a chi mi andava a lavorare, cioè a lavorare certo. E tirava sui figli con estrema rigidità, quindi le donne, anche se poi non hanno un ruolo riconosciuto a certo. Livello politico, a livello sociale, certo. In realtà erano quelle che... E sì. Forse ancora oggi su qualche parte anche la mia amica dice sempre sono sempre io quella che devo chiudere il cerchio di casa, non ti credo. Ed ecco perché sì. E alla fine siamo noi quelle che hanno, come dire, e quando si mettono in punto la situazione anche se poi non viene riconosciuto, sì, anzi in ambito familiare, in ambito sì, sì. Lavorativo come invece no, certo. Ecco, l'altra faccia della questione è rappresentata dal personaggio di Eva, dalla figura di cui si incarica Eva di comunicarci tutta la complessità, già che lì c'è un mondo. Sì, 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 è un personaggio molto complesso, sì, ma con una umanità molto complessa da attraversare, da raccontare e con cui mettersi in contatto. Rispetto alla domanda che facevi inerente alla maternità, sicuramente Christine è portatrice di, come dire, di quel sentimento di maternità che va oltre l'essere madre e che è specifico della donna, anche laddove non lo esprime attraverso la maternità naturale, attraverso un parto. Questo personaggio rinuncia per una parte della propria vita al proprio desiderio, alla propria realizzazione umana, sentimentale, in nome di un dovere più alto, che è quello della cura della propria famiglia di origine, quindi della madre malata, dei fratelli più piccoli, e in nome di questo abbandona un uomo che ama davvero, per sposarne un altro che crede essere ricco e che possa risolvere i suoi problemi, poi in realtà non sarà così, in ogni caso non lo amava. Quindi quando incontriamo Christine nella commedia ha dato tutto, è un personaggio che entra dopo aver dato tutto e deve solo ricostruirsi. Quindi entra con un livello molto alto di frustrazione, di livore, di rabbia, di invidia, e anche questo è interessante perché anche grazie ad una lettura molto forte di Filippo del primo incontro tra Nora e Christine, ciò che raccontiamo è, come dire, due mondi femminili molto diversi che si scontrano, quindi non c'è solo uno scontro tra uomo e donna o confronto, scontro. Ci sono due donne, e per noi non è per niente facile, che in qualche modo devono guerreggiare, dobbiamo un po' fare le spadaccine, dobbiamo cercare di farci del male ogni volta, no? Perché anche questo c'è nelle donne, nei rapporti tra le donne. Poi
questo momento si scioglie e allora c'è un'unione, c'è una... ci apriamo all'ascolto e diventiamo complici, non solo, ma il dramma di Nora in qualche modo scioglie anche la vita di Christine o viceversa. I loro destini sono connessi, sono interconnessi in maniera fortissima, per cui come dire, l'esistenza di Christine rinasce, riprende, come dire, ritrova il suo senso ribaltando lo sguardo di Nora. È magico, grazie a Ibsen, perché l'ha scritto lui ed è una magia. Non so se ho risposto. Tra l'altro il personaggio di Eva è collegato al personaggio di Andrea, che è Andrea di casa, Costa, che anche qui, ecco, vediamo un lavoro divergente rispetto a quello che siamo abituati a vedere o a quello che abbiamo in mente avendo letto il testo, perché la figura che crea Andrea a me ha colpito moltissimo, perché lui è l'antagonista, ma non è l'antagonista classico, non è quello freddo, calcolatore, distaccato, con i suoi problemi, ma insomma. E invece mi ha colpito la sua corporeità, il suo lavoro scenico, il modo in cui ci racconta costantemente il crescere del livello di paura. È una figura che porta questa fragilità, che lo spinge poi a gesti anche molto discutibili. E mi affascina che Nora e Crosta sono in realtà affiancati per un lungo periodo del tracciato, perché sono dominati dalla paura entrambi, per ragioni opposte. E quindi volevo chiedere a Andrea, appunto, come è andata lì con l'incontro con Crosta. La genialità dei grandi scrittori, come Ibsen, sta secondo me anche nella curiosità che risvegliano mentre li leggi, mentre li studi, no? Rispetto a tutto quello che potrebbe essere stata la loro vita. Di tutti i personaggi che ci sono qua, sarebbe bello sapere fosse stata una serie, gli spin-off, dove ci sono la storia di Anne-Marie, di Crosta, di Granke, eccetera. L'hanno fatto su, cioè, il seguito di Castello, la storia di lei. E Crosta e Christine sono ciò che, a mio avviso, ciò che Thorvald e Nora saranno più avanti. È come se avessero passato un periodo di isolamento. A un certo punto, l'incontro all'inizio del secondo tempo, c'è l'incontro tra Nora e Krogstad e si definiscono due naufraghi su due zattere, no? Christine, due naufraghi su due zattere che potrebbero rincontrarsi. Alcune cose di questo testo mi sembrano un elogio alla solitudine, che per potersi parlare e poi per potersi incontrare c'è bisogno di un lungo periodo di solitudine da attraversare. È guidato come Nora da una grande disperazione, o quantomeno la disperazione di Krogstad poi viene trasferita come fosse un defibrillatore nella vita di Nora, funge da scossone iniziale che farà crollare il loro castello di carte, ma il suo percorso è assolutamente individuale, disperatamente individuale, detesta fare quello che è costretto a fare. È l'esempio di ciò che una conduzione maschilista del mondo può portare. È un uomo che ha fatto lo stesso identico errore che fa Nora, ha falsificato egli stesso una firma per avere dei soldi, e ci si immagina quest'uomo da solo, abbandonato dalla donna che amava, da cui era amato fino a quel momento lì, che comincia e fa l'errore di falsificare una firma per procurarsi dei soldi, perché diavolo, non viene lasciato perché non ha una posizione forte, economica, perde l'amore, perde la vita, perde il senso, è un uomo senza lavoro,
è un mezzo uomo. È un uomo senza lavoro, quando la donna lavora è un quarto di uomo. È difficilissimo da accettare. Eppure, infine, dopo essere passato all'interno in mezzo a questa disperazione di uomo che non può realizzarsi attraverso l'unico mezzo che abbiamo, che è quello dei soldi, del lavoro, dell'affermazione attraverso il lavoro, l'occupazione, ciò che si appare, non ciò che si è, accetta di fare il casalingo. E non solo, accetta anche probabilmente la presenza di Nora, ci pensavo ieri sera, che alla fine si trova Nora in casa, tra l'altro, cioè, vado da Cristina e quindi questo poveraccio trova anche questa persona poco simpatica. E accetta di fare il casalingo, di fare il mammo, perché si lasciano dicendo io lavorerò in banca, lei dice, e lui no, lui perde il lavoro perché viene licenziato, rinuncia alla possibilità di essere riassunto e probabilmente farà il mammo, ma è felice, però è dovuto passare da un'enorme frustrazione che spesso noi uomini, solo noi uomini possiamo sentire, cioè che migliaia di anni di conduzione maschile e maschilista non sono facili da digerire, non soltanto per la donna che ovviamente paga forse un prezzo ma incomprensibile, ma altrettanto incomprensibile a volte essere uomini in questa società maschile. È difficile, molto difficile quando si presentano le sconfitte come nel caso di Krogstad, non si sa neanche come reagire e si fanno una serie di errori, questo è. Ecco, il personaggio di Fulvio Pepe a me piace molto, di Tom Rank, perché tutti sono stupendi, ma perché fa una cosa molto difficile, perché introduce l'elemento della leggerezza, del divertimento, ma dovendo reggere due registri opposti. Questa grande vitalità, questa grande voglia di vivere e la consapevolezza della morte imminente, perché è un soccombente, era anche agli ultimi. E a me ha affascinato moltissimo perché quando si legge il testo si intuisce questa grande complicità che c'è tra Nora e Rank, e che stanno bene insieme, si divertono, però poi non sempre si vede in scena, a volte questa gioia dell'occasione di amici che in maniera complice si divertono, si fanno gli scherzi, non è così facile da vedere. Invece loro, devo dire, costruiscono una situazione in cui sono credibili sempre, per cui quelle riderole che li partono coinvolgono inevitabilmente anche noi. Non sappiamo bene per cosa state ridendo, ma ci trascinate nella vostra, e questo non è tanto facile da, perché appunto il problema, un conto è come dire le intenzioni, un conto poi è l'atto che voi riuscite a realizzare in una chiave secondo me felicissima. E volevo chiedere appunto a Fulvio anche qui tu devi tenere davvero due livelli sempre, più di due, ma insomma questa figura così sofferente, però in fondo è quella che porta al divertimento. Come ti sei mosso per trovarlo? Guarda, io pronto, mi sentite? Sì. Fighissimo, io mi aspettavo che tu facessi un'analisi sul mio personaggio, che mi avesse illuminato, che mi illuminasse, perché francamente ho riempito un quaderno di appunti, li vedevo l'altro ieri, me li rileggevo un po', una tale quantità di stupidaggini che devo cestinare, perché su questo personaggio io francamente, cioè, la sua funzione scenica non l'ho capita, non ti so rispondere, è un personaggio talmente misterioso, talmente inutile per certi versi, che mi ci sono approcciato in maniera, ti giuro, in maniera veramente discontinua e soprattutto litigiosa, litigavo con me stesso, poi avevo un'idea abbastanza strana del personaggio di Rank, poi a un certo punto ragionando con Filippo, cioè non ragionando, io e lui ci conosciamo da troppo tempo, non ragioniamo, litigando con Filippo, abbiamo raggiunto una sorta di compromesso curioso per cui questo personaggio andava retta né a me né a lui.
Ed è nato un po' così, è nato un po' per contrasto, per cui se devo essere veramente franco con te, la forza di questo personaggio rimane misteriosa. Però ad un certo punto mi sono detto, un po' anche per giustificarmi, ma sì, ma chi se ne frega, questo personaggio è misterioso perché così l'ha inventato Ibsen. È una stupidaggine, lo so benissimo, però non ho completamente tutti i torti. E ti spiego perché, secondo me, razionalizzando un po' la vicenda. Tutte le storie di Ibsen, non tanto quella di Casa di Bambole, però mi immagino che tantissimo il Peer Gynt, ancora di più la Casa di Rosmer, però forse il Peer Gynt è l'esempio più classico. Come posso dire? Sono strutturati in un modo molto curioso e lui è l'unico che lo fa in maniera così esplicita e anche un po' sfrontata, ecco, che un po' sembra essere offensivo per certi versi, per te che lo leggi. Cioè il fatto che intreccia una filiera logica che ti sembra quella portante, diciamo, la struttura scenica, però dietro questa filiera logica c'è una filiera sotterranea, irrazionale, no? Che si muove e lavora in maniera talmente potente che poi alla fine non riesce a raccapezzarti più nell'analisi logica degli eventi. Cioè nel Peer Gynt questo è molto evidente, ma nella casa di Rosmer io e lui, al quarto atto, ci stavamo strappando i capelli. Diglielo. Perché era assurdo, cioè la linea logica si scomponeva, si frantumava a tal punto che rimaneva soltanto questo mare razionale, per cui dentro il mare razionale tu non ti sapevi più muovere. Perché? Perché il gioco che lui fa è esattamente questo. Ecco, per cui ti dico, secondo me la possiamo risolvere in questo modo. Cioè, c'è una componente potente che è quella che hanno descritto loro, cioè quello che fanno loro è il percorso, passare, diciamo, in qualche modo da irrazionalizzare irrazionale, no? Questo lo fa lei, lo fa Thorvald, lo fa Krogstad, che addirittura si innamora a 50 anni, insomma lo fanno un po' tutti questi personaggi di questa linea, diciamo, di questa trama, diciamo, portante della struttura scenica, per cui diventa il prequel Casa di Bambole di un romanzo di formazione. Il romanzo di formazione di Nora, il romanzo di formazione di Thorvald, sì, non lo è letteralmente, perché per essere un romanzo di formazione bisogna di un adolescente. Loro non sono più adolescenti, però alla fine della fiera sono adolescenti di se stessi, va bene anche così, no? Cioè, da quel momento in poi loro inizieranno il loro percorso di crescita, di analisi del proprio io attraverso una percezione irrazionale del proprio sé, appunto una percezione corporea del proprio sé. Frank invece fa un percorso inverso, perché razionalizza l'irrazionale. Che cosa c'è di più irrazionale della morte? Niente. Per cui lui è strano questo personaggio, perché Ibsen l'ha collegato ad una, cioè l'ha connesso, diciamo, ad una malattia abbastanza presente alla fine dell'Ottocento, che era quella della sifilide. La sifilide aveva una serie di vantaggi. Cioè, il primo è che molto spesso non ti divertivi così tanto a prenderla, perché te la passava qualcun altro. Per cui nel caso specifico di Rank la sifilide non l'ha presa lui, ma gliel'ha passata il padre. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato la nascita di un bambino che è sempre stato molto malato e che ha dovuto combattere tantissimo questa malattia per tutto il corso della sua vita, addirittura diventando medico. Il fatto che sia diventato medico è un modo per razionalizzare, è vero, questa sfortuna, questa disgrazia che comunque lui sentiva essere definitiva, no? Perché lo è la sifilide, è questo. E al tempo stesso aveva il desiderio, e quindi frustrato, inespresso, di poter, come posso dire, sfogare la propria irrazionalità corporea, cosa che lui non ha mai potuto fare. Ecco, lui è stato impedito ad essere irrazionale per tutta la sua vita da un caso fortunoso o sfortunoso, non so. L'unica cosa che si concede per, come posso dire, lanciarsi in questo mondo dionisiaco è un bacio, un ultimo bacio a Nora qualche giorno prima di morire. Ecco, questo è l'unico momento della sua vita che riempie la sua vita, cioè nel momento in cui morirà, tra tutti i ricordi, capito, che la mente gli proporrà, che penso che sia l'ultimo, sarà il bacio dato a Nora, cioè l'unico momento totalmente corporeo che lui ha vissuto nella sua vita. Questo da un punto di vista, diciamo, di analisi basilare del personaggio. Che cosa invece si nasconda dentro questo personaggio, all'interno delle trame principali, io non lo so. Io l'ho capito. Per cui, anzi, immagino anche che sia, come posso dire, un modo un po', dico delle parole brutte, però un modo per ingannare sia colui che agisce il personaggio, sia coloro che vedono il personaggio. E dunque creare un effetto illusivo, no?
dentro la trama scenica e pensare soltanto che questo personaggio introduca una forma di leggerezza semplice, diciamo, no? Infantile, in qualche modo. Però è un'illusione, non è così, non è propriamente così. C'è qualche cosa dietro di molto più complesso e anche un po' più misterioso. Sì, sono d'accordo, questa presenza della morte, Ranke porta la morte portando questa grande voglia di vivere, paradossalmente. Ah, ecco, volevo dire, scusami, un'ultima cosa, sì, prima che mi interrompo, certo, per completare il quadro. Quando io lessi la prima volta questo personaggio, mi dissi, guarda, per trovare questo personaggio è facilissimo, lo troviamo dentro la malattia. E infatti, quando ci fu la prima lettura, ti ricordi, io dissi, secondo me per trovare questo personaggio è necessario trovare la malattia, per cui dobbiamo truccare un po', cioè il personaggio è dentro la malattia. E lui mi disse, sì, ti ricordo, no? Perché non aveva capito niente neanche lui. Poi ad un certo punto... No, perché era meglio dirti di sì. Vabbè. Potevamo litigare molto meno. A un certo punto, poi mettendolo in scena, successe qualcosa di molto curioso, per cui sempre litigando, lui mi disse, guarda che questo personaggio non lo trovi nella malattia, lo trovi nel suo rapporto con la malattia. Ecco, in effetti questo è stato un momento folgorante, è stato l'unico momento, è l'unica cosa che io ho scritto nei miei appunti, che ancora adesso la rileggo e mi sembra che abbia un senso, no? Perché? Perché le persone non si riconoscono mai in una malattia, le persone sono soltanto il loro rapporto che hanno con la malattia. Non esiste una persona che è la malattia, è solo il rapporto che lei ha con la malattia. Questo non è vero completamente, perché poi ad un certo punto la malattia ti mangia completamente e quindi diventi la malattia. C'è un mio amico che ha un cancro in testa, lo sono andato a trovare a Milano adesso, e mentre prima riconoscevo il suo rapporto con la malattia, dai, gli faccio il culo, era uno così, no? Adesso invece questo è solo la malattia, per cui sulla sedia a rotelle, per cui la malattia man mano sta spegnendo. Però per una gran parte della vita del malato, tu non sei la malattia, sei il tuo rapporto che hai con la malattia. Ecco, il rapporto che ha con la malattia Rank è un rapporto eccezionale, speciale, è tutto da scoprire, ecco, quello è molto difficile. Molto belle queste, ogni vostro intervento apre davvero territori tutti da esplorare. Siamo purtroppo quasi alla fine, quindi chi desidera fare domande in questo momento, ecco, pronta subito. Dunque, io mi riferisco soprattutto all'intervento di Nora, dell'attrice che va a interpretarlo, e nelle sue parole io ho colto moltissimo un legame, un link con Nietzsche. Lei ha parlato ripetutamente di dionisiaco, e allora mi è venuta in mente la dialettica apollinio-dionisiaco e in questo sovvertimento di valori, e cioè questa affermazione finalmente della vita presa e vissuta a piene mani, al di là di tutto quello che c'era prima, mi ha fatto venire veramente in mente Nietzsche. Mi sono detta, guarda, Nietzsche è venuto e ha scritto tantissimi decenni dopo, però che bellissimo link, che connessione e soprattutto che potenza di dramma in Ibsen, e che altrettanta potenza e meraviglia in Nietzsche. Quindi io non so se voi siete d'accordo, ma il piattume, uso questo sostantivo, dell'armonico, del bello, del classicheggiante, finalmente esce dalla porta e dalla finestra appare un po' di dionisiaco, un po' di ribellione. Esatto. Siete d'accordo? Sì, sono assolutamente d'accordo, cioè, non c'è niente da aggiungere, però sono molto d'accordo. Grazie mille. Grazie. Poi andiamo a prenderci un po' di vino. Ma come no? Lasciamo l'acqua. C'era un'altra domanda? No, Io volevo dire una volontà a Filippo del suo rapporto con classici, perché io amo molto i registi che rileggono i classici, no? A volte in Italia si tende a fare il classico un po' in maniera museale, mentre Filippo riesce a rileggere i classici come se fossero poi dei testi contemporanei, no? Ieri sera io ho visto lo spettacolo, che ovviamente ho visto molte volte, però che era un po' che non vedevo, ho visto delle cose completamente diverse. Per esempio, ho visto una cosa modernissima, cioè il discorso sulla cura,
che fa il femminismo da qualche anno a questa parte, no? Negli ultimi anni. Perché il primo femminismo replicava dei modelli maschili, poi si è cominciato a parlare di cura, e in questi tre personaggi femminili è incredibile quanto c'è questa cultura della cura. Cioè, la governante abbiamo visto, no? Che si occupa, cura questa famiglia, no? Cura no, a un certo punto mi ha colpito moltissimo quando le dà del tu, rompendo quella cosa borghese, no? Perché c'è un rapporto di intimità incredibile tra queste due donne. Nora a un certo punto dice le leggi degli uomini sono sbagliate, perché io ho fatto questo per difendere, proteggere mio padre, ho fatto questo per curare mio marito. E anche Cristina, riaprendo la porta a quest'uomo così, insomma, problematico, lo cura, no? Improvvisamente lui cambia. Quindi ecco, questo è un testo sul patriarcato, è un testo di una modernità incredibile, e tu hai messo in luce questa critica al patriarcato, no? Anche con questo inizio della Genesi che ovviamente hai messo tu, e queste religioni monoteistiche tutte e tre, no, sappiamo quanto hanno proprio bollato il patriarcato come la legge universale, quello che si deve fare. Quindi ecco, volevo chiederti, quando sei davanti a un testo classico come questo e alla tentazione di mettere una scena per l'ennesima volta, no, così com'è, quali sono le domande che ti fai, cosa ti attraversa per poi riuscire a restituirlo come se fosse un testo nuovo che non abbiamo forse quasi mai visto? Ma in realtà io sono convinto del fatto che i classici sono testi contemporanei, nel senso che a tutti gli effetti sono arrivati fino a noi per più disparati motivi, ma se sono arrivati fino a noi è perché credo abbiano ancora qualcosa da dirci. Di solito sono molto attratto da qualcosa che possa dire qualcosa a me, prima di tutto, e appunto nella nostra contemporaneità. Io credo che questa storia sia una storia di oggi. È chiaro che va un po' sfrondata dal contesto in cui è stata scritta, molto è stato tagliato, soprattutto per tutte le parti che riguardano l'autorità di Thorvald. Alla fine del 1800 l'uomo aveva aveva la totale gestione non solo della famiglia ma anche della totale autorità sulla famiglia, proprietà sulla famiglia, e aveva la totale proprietà sulla moglie soprattutto. Quindi davvero i diritti del, no, c'era il, come si diceva, l'autorizzazione maritale si chiamava, era una legge a tutti gli effetti, la donna non poteva fare nulla senza avere l'autorizzazione del marito. Tanto meno chiedere un prestito. E quindi diciamo è stata sfrondata di tutto questo che erano componenti proprie di quell'epoca, però in fondo nel suo cuore c'era una storia di oggi, c'era una storia dei nostri giorni, una storia fin troppo pressante nel nostro quotidiano e fin troppo poco considerata, ecco, perché se ne parla tanto ma in realtà si fa molto poco, e non mi riferisco ai politici, non mi riferisco a ciò che può fare la legge o la politica, mi riferisco molto al nostro vivere quotidiano, il nostro vivere nei luoghi di lavoro, si fa ancora troppo poco, da una parte e dall'altra, si fa ancora troppo poco per vincere quel pregiudizio pressante che ci è stato comunicato dalla nostra educazione, e non soltanto dalla religione o dalle religioni, ma proprio dal nostro cattivo vivere civile. Dunque, penso che dovremmo chiudere purtroppo, perché il tempo è volato davvero.
Grazie davvero infinite di questo incontro. Grazie a voi. Grazie.